I conflitti fanno parte delle relazioni umane, della convivenza. Sta a te scegliere come risolverli. Dagli albori dell'umanità, l'uomo ha sempre dovuto scegliere. Tra la violenza e la cooperazione, tra l'aggressione e la partecipazione. Tra l'oppressione e la mediazione. Nella storia, milioni di persone hanno scelto la non violenza. Per ogni Gandhi ci sono state migliaia di persone che hanno lottato scegliendo di non sopraffare l'avversario. Accanto a ogni Mandela, accanto a ogni Martin Luther King, ci sono state migliaia di persone che, unite o da sole, hanno scelto la non violenza nelle loro lotte. È ora di conoscere queste storie, capire che il Novecento non è stato solo il secolo delle guerre, dei genocidi e del terrore nucleare. È stato anche il secolo dove è nata l'idea di una pace condivisa. Il secolo in cui, per la prima volta, l'umanità ha pensato che fosse possibile vivere insieme, nella pace e nella giustizia. Il secolo in cui uomini e donne coraggiose manifestano in modo non violento contro chi inquina, degrada, distrugge ambienti di vita dei viventi. La storia di 100 anni di pace. 100 anni di pace diventerà una mostra. Ci aiuti a realizzarla.